peggiore di Marin per respingere questo assalto questa volta. E probabilmente anche di un posizionamento migliore. Ed ecco che inizia lo scontro, ma i Marin sono semplicemente in movimento. Iniziano tardissimo l'attacco distruggendo una sola lancia, forse due. San Luca ha bisogno di moltissimi marine e molto in fretta. Ha abbastanza baracche per produrre una forza di reazione a questo attacco. Ah, ma la prima viene distrutta. Si mette male per Saliuk. Con la fronda aperta adesso Urizen dovrebbe attaccare con tutto il suo esercito. Praticamente Saliuk non farebbe in tempo a mettere in piedi una forza di terra di Marine, abbastanza grande da respingere sia la flotta sia la fanteria di Urizen che si muove in questo momento. Altri reattori per Starluke, mentre Urizen sembra intenzionato a fare un attacco alle spalle, mentre il grosso del suo esercito e altri lanci di rinforzo attaccano la fronda. Sembra che la partita si possa concludere qui. La base è distrutta, è un imponente esercito di terra, cammina sulle macerie di quella che era la base di Starlink. Anche se qualche SCV dovesse scappare, il numero di unità di Urizen gli permette di ritrovare e distruggere qualsiasi tentativo di ricominciare di Starlink. Si tratta solo di pulizia, e infatti Starluke chiama il GG. Grazie.